tutti e siamo qui alla Conad per intervistare Arido. Come è nata la decisione di lavorare qui, Francesco? Ma ci ha contattato l'associazione dicendo che c'era un progetto in atto di inserimento di questo ragazzo che si chiama Francesco. Abbiamo provato e ci siamo trovati bene, quindi continuiamo con questo tipo di rapporto. È la prima volta che fate lavorare un ragazzo disabile o avete avuto altre esperienze? No, abbiamo già delle esperienze con la scuola e col comune dove ospitiamo, diciamo, quotidianamente un disabile o comunque portatori di qualche problema fisico. Come vi siete trovati? Bene, bene, soprattutto perché almeno il 90% sono collaborativi, quindi ci piace, sono tutti ragazzi giovani, quindi ci troviamo bene. Pensavate di avere maggiori o minori difficoltà? No, all'inizio, come tutte le cose, non sapendo cosa andiamo incontro, pensavamo di avere qualche piccola difficoltà in meno, perché comunque organizzativamente qualche difficoltà ce l'abbiamo, però dopo è stato superato e quindi va benissimo. Quindi consiglierebbe questa esperienza ai colleghi di altri esercizi commerciali? Sì, nel limite, diciamo, delle situazioni, perché sicuramente non tutte le strutture, non tutti gli esercizi commerciali possono essere idonei a ospitare personaggi con portatori di handicap. Quindi, analizzata la situazione, diciamo, la disponibilità o la possibilità di ospitare, consiglio vivamente di farlo, di collaborare. Francesco è bravo a lavorare. Francesco è bravo a lavorare, è un po' birichino, eh. Avete mai pensato di avere altri progetti con ragazzi disabili? Sì, abbiamo fatto un progetto insieme con il nostro centro e a livello europeo per accettare clienti disabili mentali. Il progetto si chiama Superman, ancora è all'inizio, però dovrebbe avere un bello sviluppo per accogliere clienti, diciamo, con disabilità mentale. Da quanto tempo è iniziato questo progetto? Il progetto è iniziato a livello europeo qualche anno. Da noi è iniziato l'anno scorso con un corso specializzato sulla mia persona, perché ho partecipato io, e adesso ci dovrebbe essere lo sviluppo e anche un diploma, ma un attestato che dichiara, diciamo, la predisposizione del nostro supermercato ad accettare clienti disabili mentali. Grazie e buona giornata.